Corte Costituzionale in data odierna ha discusso la questione del precariato pubblico scolastico, dovendo vagliare oggi se l'articolo 1 della legge 124-99 è legittimo e conforme ai dettami della Costituzione. Questo articolo è, a meglio, una parte di questo articolo è quello che è stato sospettato di legittimità nella parte in cui prevede le supplenze senza che siano definiti tempi certi per l'indizione di un pubblico concorso. L'Avvocatura di Libero Foro ha rappresentato che, nonostante la legge 107-2015 e i concorsi pur banditi, questi non risolvono i problemi del precariato scolastico, visto che diverse categorie di personale docente, educativo, ATA e ITP rimangono fuori dalle procedure concorsuali. La Corte di qui a breve si esprimerà con una sentenza che dovrà dichiarare se questa norma sospettata di legittimità è conforme al parametro nonostante la legge 107-2015. Ci speriamo, ci auguriamo che la Corte possa ancorché incidentalmente dire qualcosa sulla nuova legge, sul diritto sopravveniente, rispetto ovviamente a quello che è stato rappresentato in una fase in cui la legge 107 non era stata ancora pubblicata e quindi era sconosciuta negli atti di costituzione presso la Corte. Appena ovviamente verrà emanata la sentenza da parte della Corte Costituzionale, avremo modo di aggiornarvi sulla questione, che riguarda non solo il precariato pubblico scolastico, ma il precariato pubblico in genere.